Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: «Così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come egli stesso non sa, il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla loro ombra». Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato, ai suoi discepoli, spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Ecco delle tipiche parabole di Gesù. Gesù vive in un contesto, noi diremmo, di campagna, in un contesto agricolo. Vive la sua vita pubblica sulla riva del lago di Tiberiade, del lago di Genezaret, il mare della Galilea, ma cammina per le campagne verdi, di solito rigogliose, della Galilea. E Gesù è il maestro che riesce a tirare fuori dai gesti della vita quotidiana, come dire, il loro significato simbolico. Tutto per Gesù, nella vita, nella natura, nelle relazioni, rimanda a qualcos'altro, che è il regno di Dio, che è la presenza di Dio nella storia. E allora ci sono due parabole tratte appunto dalla vita agricola. Un uomo che getta il seme sul terreno. Quante volte avranno visto questo gesto del seminatore? E l'altra, il granello di senape. Ecco, allora, mentre la prima focalizza l'attenzione sul seminatore, ma poi su questo seme che cresce da solo, che ha una potenzialità che neppure il seminatore conosce. Ecco, questo seme speciale nella seconda parabola è paragonato a un seme di senape. Il seme di senape è uno dei semi più piccoli in assoluto. In una mano ce ne stanno centinaia, proprio come la punta di uno spillo, la punta di una penna, diciamo, no? Un semino minuscolo, ma che quando viene piantato poi genera un albero che può diventare gigantesco. Che cosa ci vuole raccontare Gesù? Ci vuole raccontare la potenza della parola di Dio. Ecco, questo annuncio del regno di Dio, questo annuncio dell'amore di Dio, è come proprio quel seme, così piccolo, così quasi insignificante, che passa quasi inosservato. Eppure quell'annuncio ha, come il seme, una potenzialità in sé immensa. Può produrre dei frutti giganteschi. Ha una forza interiore, diremmo, dentro di sé, proprio che fa germogliare, o meglio fa fiorire, la vita. Ecco, noi dobbiamo avere sempre tanta fiducia nella parola di Dio. Ecco perché è così importante seminare parole di vita, le parole del Signore, perché le parole del Signore cambiano il cuore, cambiano i rapporti, cambiano il modo di vedere la vita e hanno una forza interiore che non dipende da noi, ma dipende dalla parola. Naturalmente il primo atteggiamento è quello di essere terreno buono, gente che ascolta, che si lascia seminare nel cuore la parola di Dio, per poi poter diventare a nostra volta dei seminatori di parole buone, parole di vita.